Rieccoci, rieccoci nuovamente in diretta da Di Maro, presentazione della Rosa, squadra che è appena arrivata in piazza, si sta accomodando, non so se possiamo provare a girare la telecamera, no, mi dicono di no, proviamo invece eccola qua, eccole qua le immagini dei giocatori. In prima fila ci sono Tutino, Cannavaro, naturalmente il capitano con Lorenzo Insigne, Berami, Amsic, Bruno Uvini, Iller, Fernandez e Radosevic. Questa la prima linea, poi nelle linee successive gli altri giocatori. Cori per Marek Amsic, caro Antonio. Ci sono un po' tutti volti distesi, tranne uno, tranne Morgan De Santis, tranne lui, ci sono ci tutti. Manca il mister, non ho visto il mister, però né lo staff, lo staff tecnico non c'è ancora, al né quello medico non c'è. Rafa Benitez arriverà tra poco, vediamo alcuni membri dello staff sanitario, il dottor De Nicola, il dottor D'Andrea, c'è il direttore Sarracino, direttore della comunicazione Nicola Lombardo, la voce che sentite è quella di Raffaele Auriemma. Grazie. Pochissimi stasera, una piazza intera tutta per il Napoli, tutta qui in Trentino a Di Maro, che è il terzo anno che ci ospita. Eccoli qua, sono i tifosi del Napoli, vi fate sentire, vi fate sentire, vi fate sentire, che grandi, anello di congiunzione tra il Trentino e Napoli, eh sì, dai. E lo Stadio San Paolo, anello di congiunzione tra il Trentino e Napoli, è qui a Di Maro, ecco perché vorrei immediatamente l'assessore Tiziano Mellarini, assessore provinciale della provincia autonoma di Trento. No, ragazzi, facciamogli un applauso. Buonasera assessore e grazie, qui c'è il microfono, entusiasmo, emozionato, non regge neanche il microfono, emozionato. Non sono emozionato. Sì, siamo partenopei e lo siete in parte anche voi, eh? Siete amici del Trentino di Di Maro, vi saluto tutti caramente, saluto la squadra augurando fin d'ora una stagione ricca di soddisfazioni, grazie alla preparazione a Di Maro in Trentino. Per noi è motivo di orgoglio ospitarvi per la terza stagione consecutiva, sono certo che nella terza stagione raggiungerete quel traguardo che desiderate da tanto. Ovviamente ci siamo incamminati bene verso quel perché percorso. Sono certo che l'aria della Valle di Sole di Di Maro vi porterà a togliere lo scudetto ai bianconeri. Viva il Napoli! Grazie all'assessore Tiziano Mellarini che ha avuto davvero una chiusura strepitosa. Tra un po', cara Fabiana, dobbiamo far salire sul palco l'uomo che è diventato il simbolo di questa squadra. Io direi che è una persona per bene. Anzi, è una persona per Benitez. Lo vogliamo far salire con il coro? Rafa, 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 Benitez. È il mister del Napoli, il microfono a lui. Grazie. C'è poca gente, mi dispiace stasera. Va bene. Fate sentire un po' com'è che accoglierà Napoli Rafa Benitez. Vieni qua, vieni, goditelo. Questo è Napoli, questo è il coro di Napoli, più forte. Grazie. Grazie, grazie mille. Allora Rafa, tu quando sei arrivato hai detto: io da questo momento sono Don Rafè. Don Rafè, mi hanno detto sì, ho capito questo. Ecco che adesso noi vogliamo consacrarti ufficialmente partenopeo. Perciò Fabiana, per favore, possiamo consegnare, questo è un regalo del Trentino che prenderai dopo, ma questo è il regalo più importante che devi indossare adesso, è la sciarpa del Napoli. Grazie. Questo pericoloso. Stai attento a queste cose perché poi la dieta si rovina. Grazie. Da questa sera sei ufficialmente partenopeo.
Grazie. Orgoglioso di esserlo? Sicuro. Prego, come? Hai sentito? Sento, ma non capisco tutto, eh. Devi vincere. Sempre. Allora, sentiamo cosa dice il mister. Questo l'ho sentito tante volte. Dobbiamo vincere, è chiaro. Vogliamo vincere, sicuro, sicuro, 100%. E l'altra cosa che lui mi ha detto... Ecco. Cosa ti ho detto? Mi ha detto che... No, che devo... Devi vincere, devi vincere. Sappiamo. Va bene, proviamo, sicuro. Adesso parliamo un po'. L'altra cosa che ti avevo detto, devi diventare completamente partenopeo. Quindi adesso io ti dico qualche parola in napoletano. Va bene, io parlo spagnolo. Che tu sei già partenopeo, perché se dico abbascio, tu che cosa rispondi? Abajo. E quindi è spagnolo. Se dico ammuina, tu che cosa questo dici? Questo ti ho detto che non è chiaro. Ammuinar, ma non è spagnolo, non so se è catalano. A so. Napoli se diciamo ieri, diciamo ayer. Vabbè. In spagnolo? Ayer, lo stesso. A Napoli un vaso un po' particolare, lo chiamiamo il cantero. Cantaro. E anche in Spagna è così. Il cucchiaio e la cucchiara. La cucciara. E poi con me. Conmigo. Conmig. Sì. Con te. Più o meno lo stesso, contigo. Cutic. E Cutic, noi vogliamo arrivare lì sopra, più in alto di tutti. Grazie, grazie. Allora. Sì, sì, sì. Adesso faccio... lui mi insegna qualcosa. Why, why sempre Forza Napoli, mi ha detto. Ecco, no, ecco, come si dice in napoletano? Why sempre Forza no, Napoli. No? Why you. Why you. Why you. Okay. Sempre why Forza you, Napoli. Sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Grazie. Io direi adesso di far salire sul palco l'uomo che è stato molto abile perché ti ha convinto, o meglio, non è che dovevi essere convinto, però ha insistito tanto, è stato garbato nei modi e ti ha portato qui a Napoli. E quindi possiamo chiamarlo. Riccardo Bigon. Eccolo qui, il direttore sportivo del Napoli, Riccardo Bigon. Un applauso anche per te. Grazie Riccardo, buonasera. Questo per te. È arrivato a Napoli Rafa Benitez. Dove vai? No, 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 aspetta, dove vai? Rafa Benitez è il mister dei 10 trofei, quindi garanzia di successo. Oh no, l'avete preso per questo? Garanzia di lavoro fatto bene, sicuramente, questo sì. Che cosa ti ha colpito di più la prima volta che gli hai parlato? Ma sicuramente l'entusiasmo che ha trasmesso a tutti quanti noi di imbarcarsi in questa nuova avventura. E quindi penso che l'entusiasmo di fare il lavoro sia la prima cosa e poi le capacità per poterlo fare. E hai visto questo entusiasmo come si è trasmesso nella piazza, che ha accolto Benitez come se fosse un altro re di Napoli? Sì, è incredibile veramente, un grazie a tutti voi che siete qui. È una grande soddisfazione vedere che anno per anno questa piazza è sempre più gremita, vuol dire veramente che la gente apprezza il lavoro che facciamo e noi li possiamo solo ringraziare, perché la vera forza di questo club sono loro, sono i tifosi di Napoli. Io voglio sentire se ci sono quelli là dietro, lì, vi fate sentire da là dietro con un Forza Napoli! Mamma mia, che confusione, tu non sei da solo però stasera, vero? Penso che siamo tutti insieme e così possiamo vincere di più. E hai uno staff tecnico molto importante. Vogliamo chiamarli tutti sul palco? Possiamo. Allora, chiamiamoli cominciando con Francisco Moreno, Paco De Miguel, è il preparatore atletico del Napoli. Xavier Vicente Bercini, Xavi Valero, è il preparatore dei portieri. Antonio Gomez Perez, l'analista tattico, eccolo qui, buonasera. Poi abbiamo Rosario Donofrio, che è il riabilitatore, il trade union tra lo staff tecnico e quello sanitario, buonasera Rosario. Corrado Saccone, che anche lui preparatore atletico, eccolo qui. E chiudiamo con un nostro amico, uno che ha indossato anche la fascia di capitano, è il vice allenatore del Napoli, Fabio Pepe Pecchia. Buonasera Fabio. Eccolo qua, prenditi il microfono dal mister. Ti puoi affacciare, vedi qua, guarda qui,
sono tutti i tuoi tifosi. Dai, li vuoi salutare? No, io non devo dire niente. E lo so, ti eri un po' dimenticato di questo. Sì, non mi ero dimenticato. Grazie a tutti dell'accoglienza, ma il tifo bisogna farlo per loro. Uno di noi, Fabio, sì, sempre. Grazie, a posto. Ci sveli una piccola curiosità di Rafa Benitez, già che lo stai vivendo così da presso ormai? Niente curiosità. Niente. Una, dai, una. No. Io lo vedo sempre sorridente, come se il fatto non fosse il suo. Invece... Perché sa quello che deve fare. Allora, la serenità, Fabio, giusta. Io adesso vorrei entusiasmare ancora di più Rafa Benitez per dargli un assaggio di San Paolo. Poiché tu la Champions col Napoli purtroppo non sei mai riuscita a giocarla, quest'anno sei arrivato e ci sarà la Champions. Vuoi sentire cosa accade al San Paolo quando parte questa musichetta qui? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Eccola qui, a tutto volume. Forte. A me viene la pelle d'oca, non so a te, Rafa. Sì, lo stesso. Io sto aspettando la prima partita al San Paolo, la prima del campionato e la prima della Champions, che sarà sicuro spettacolare. Ti voglio fare un regalo, te la devi mettere subito. Eccola qui, va la bene. Spilla della Champions. Te la devi appuntare al petto, perché così non te la devi più togliere, già che tu vuoi arrivare molto lontano in questa Champions League. Sicuro. Vogliamo arrivare lontano non solo la Champions League, in tutte le competizioni. Non dico, questo per il giornale che non dico, vinciamo lo scudetto, vinciamo la Champions, non dico questo. Non dice questo. Vogliamo vincere, siamo convinti che possiamo fare qualcosa di importante. Ma vediamo, dobbiamo lavorare, qui i giocatori sono la cosa più importante. Noi aiutiamo, ma loro sono più importanti che noi. Prima di salutarti, ci dai un'impressione di questa prima settimana di lavoro con il Napoli? Un po' speciale, perché abbiamo visto ogni allenamento tutti i tifosi di là. L'altro giorno un gruppo di tifosi che cantavano tutto il tempo, sì, dall'inizio alla fine. E oggi tanta gente di là. Proviamo a farlo un po' meglio se possiamo, ma sicuro che... loro saranno dietro da noi. Io ho un messaggio da darti da parte di tutti i tifosi del Napoli, te lo posso consegnare ufficialmente? Sì, lo capisco, va bene. È questo, te lo porta Napoli. Va bene. Grazie. E tu lo devi riportare a loro quanto prima. Adesso grazie. Vogliamo salutare con il grido di battaglia di prima. Guaiù. Guaiù, forza Napoli. Forza Napoli, forza Rafa Benitez. Ringraziamo tutti, lasciamo sul palco solo Paco De Miguel e Riccardo Picon. Poi dopo tornerete su nuovamente. Ancora una foto con lo scudetto in mano di Rafa Benitez con tutto lo staff. Ecco, foto di gruppo con tutto lo staff. E poi dopo continuiamo con la serata, perché Riccardo, abbiamo da presentare dei volti nuovi, dei volti molto importanti. Fabio, guarda, lo so che sei emozionato, perché tutta questa roba qui non la vedevi dai tempi del San Paolo. No, l'hai vista, come la? Certo che l'hai vista. Grazie ancora, grazie allo staff tecnico. Resta Paco De Miguel, resta Riccardo Bigon. Allora Riccardo, dobbiamo portare qui sul palco i volti nuovi, i primi volti nuovi del Napoli, perché ne arriveranno altri. Sì, probabilmente sì. Probabilmente sì. Probabilmente. Sicuramente sì. Io lo capisco, perché non è facile. Sono prudente sempre. Sempre molto prudente. Allora chiamiamo sul palco innanzitutto un ragazzo che viene da un grandissimo club. Si chiamano le Merengues. Lui porta come nome José María Pepe Callejón. Eccolo qui. Vieni Pepe.
vieni al centro, vieni dove c'è Riccardo, subito un saluto ai tifosi del Napoli. Buonasera. Buonasera. Hai sentito quando abbiamo messo la canzone della Champions? La verdad que es emocionante. La canzone della Champions League, The Champions, hai ascoltato? Sì. Ti è venuto il brivido? Sì. Meglio che con il Real Madrid. Muy mejor. Allora, noi parleremo con lui tra poco, perché c'è il traduttore Paco De Miguel, al quale vorrei subito rivolgesse una domanda per Pepe Callejón. Qual è la sua emozione rispetto ad averle vissute con il Real Madrid? Te l'aspettavi che fosse così in Napoli oppure no? Più avanti, veniamo più avanti. No, non si sente qui, dovete venire più avanti. Allora, la domanda e la risposta, prego. Il cariño della gente è spettacolare. Avete già capito. Y bueno, quiero dar las gracias a todos y esperemos vincere tutto con el Napoli. Forza Napoli. Paco, traduci, ma tanto si è capito. Si è capito, ripetilo. Lui ha detto che è molto felice di essere qua, che è molto piaciuto e che... E che forza Napoli, ha detto. Riccardo, allora, quando il Napoli ha giocato contro l'Utrecht e contro il PSV, io ho visto un piccolotto che, raccontando la partita, dicevo: ma questo da dove è spuntato fuori che ci sta creando questi problemi? Alla fine avete deciso di prenderlo. Sì, l'abbiamo preso perché è forte e siamo convinti che ci darà una grossa mano. Stiamo parlando di Dries Mertens! Sali sul palco, Dries. Vieni qua. Vieni, vieni. Buonasera. Good evening. Good night. Hello. Hello. Vuoi salutare i tifosi del Napoli? Devi salutare. No, è così. Così. Ciao. Cosa hai imparato da dire ai tifosi del Napoli? Same words in Italian, in Napolitan. Nothing. No, non capisce. What had you improved? What had you improved for the support? What is my I like very much. I like. Bellissimo. Benissimo. Sì. Hai imparato a dire Forza Napoli? Sempre. E dillo forte però. Dillo forte, sempre no. Perché quando giocavi con le altre squadre non dicevi Forza Napoli. Ok. Forza Napoli. Forza Napoli da parte di Dries Mertens. Poi imparerà, lui già sta imparando qualche parolina napoletana che non gli possiamo far ripetere ancora. È vero? Eh? È vero? Albano cosa ti ha insegnato, Albano? Tonino Albano? No. Fa finta di non capire. Fa finta di non capire. Poi suggerisce Insigne, tra un po' lo faremo salire sul palco. Però adesso c'è il terzo acquisto momentaneo. Tre dei quattro, perché ricordiamo che ci sarà anche Raul Albiol, sappiamo quando si aggregherà. Beh, Albiol è in vacanza per la Confederation, quindi come tutti i nazionali, come Maggio, come Gargano in questo momento sono in vacanza, e quindi arriverà il 28 di luglio direttamente a Napoli. Quindi oltre ad Albiol adesso c'è anche un altro giocatore. È un portiere di cui si parla molto bene, anche perché era molto richiesto da tantissimi club. Sì, abbiamo avuto una concorrenza abbastanza serrata da superare, però insomma il ragazzo lo seguivamo ormai da un paio d'anni e lui è stato molto colpito dal nostro progetto e quindi penso che sarà anche lui un buon acquisto. Stiamo parlando di Raffaele, eccolo qui, il portiere del Napoli. Gigantesco Raffaele, buonasera. Vuoi ringraziare il direttore sportivo che ti ha portato a Napoli? Vabbè, allora facciamo una cosa, portiamo un traduttore sul palco. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Sì che ce l'abbiamo. Ci sono anche due colleghe che adesso faranno delle domande ai nuovi acquisti. Quindi se andate a prendere il nostro traduttore e lo portate su, io le vedo le nostre colleghe.
Facciamo così, Bruno, per favore, puoi venire qua? Dai, Bruno, chiamatelo più forte. Signori, lui gioca a calcio, ogni tanto fa il traduttore però. Buonasera a Bruno Ovini con Raffaele. Prego l'ingresso in campo anche di Ilaria Iolanda, prego. Le donne si fanno sempre attendere. Buonasera. Allora, innanzitutto una domanda per Raffaele da parte di Bruno Ovini. Fagli una domanda da calciatore del Napoli ad un altro compagno di squadra che è appena arrivato. No, devi parlare in italiano. Não, com certeza não. É uma torcida apaixonada, uma torcida que contagia e que nos dá muito ânimo de trabalhar, de correr atrás, porque... Aspetta que traduja, com certeza, Bruno. Com certeza essa torcida empurra muito e é belíssima, é muito apaixonada. Bruno, a te la traduzione. Ha detto che il tifoso gli è piaciuto tanto. Non hai mai visto una tifoseria così calda e ti ha fatto piacere tantissimo trovare la gente così vicina al calciatore come è qua a Napoli, quindi una domanda è felice. Gliela voglio fare anche io. Lui in Brasile ha vinto la Champions League del paese, la Libertadores. Penso che sia venuto con la stessa idea qui a Napoli, capito? Ecco, rispondi. Sim, eu tive a oportunidade de ser campeão em 2011 com o Santos, da Libertadores, e agora a gente vem aqui com uma equipe forte para tentar ganhar a Champions League, que é um sonho para todos nós. Traduzione, grazie. Dentro de si. Tutto sto giro di parole per dire di sì. Ilaria e Yolanda. Domanda anche da parte vostra ai nostri nuovi acquisti. Prego, chi comincia? Possiamo anche noi chiedere però la traduzione di Bruno, che è così bravo per tradurre con Rafael, perché noi vorremmo cominciare proprio da Rafael. Volevamo chiedergli, visto che non ha ancora un soprannome, se i compagni in questi giorni ci avevano pensato e magari se non ce l'hanno... Magari se non ce l'hanno, qui abbiamo il mago dei soprannomi, Raffaele, quindi magari ci lavoreremo con tutti i tifosi del Napoli. Perché loro mi danno molti spunti a tal proposito. Domanda? Soprannome, dai. Te lo sei scelto da te? Sì. Per carità, è bravissimo, però abbiamo preso di meglio. No, non c'è. Non ce l'hai ancora, lo avrai. Altra domanda, allora dai, per Cagliecon, vai con Cagliecon. Vado da Mertens. Mertens, ma non Mertens, ti rispondo. Sì, no, è proprio rispondo. Perché già so, già mi hanno detto, io ho fatto una scommessa, anche lui mi risponderà. Allora, Chris, you have already seen Naples. Do you know where alza la voce, Ilaria, live? Che non ti sentono. Chris, you have already seen Naples. Do you know where you will live? Yes, I see Naples. It's very beautiful, and I see a lot of beautiful places. So I don't know where to live. Vabbè, questo lo possiamo dire. Sì, sì. Sì, ha detto che ha detto di sì. Why you haven't played in this match today? Why you are not in this match today? Because I have a little bit pain, but tomorrow I will train. Okay, the next. Repeat with me. Pizza. Pizza. Sole. Sole. Mare. Mare. Mandolino. Mandolino. Scudetto. Bravo però, eh. Scudetto. Vai. Andiamo avanti. Continuiamo con Cagliecon. Allora, rimasto là, in fondo. Vieni qui, José Maria. Tu novia è meravigliosa. E le gusta questa città, questa equipe? Se la sua fidanzata piace Napoli e questa squadra? Sì, è felice di venire qui e speriamo di essere felice nella città e ganare molto con il Napoli.
le piace molto non solo la città ma anche la squadra, però tu Callejon mi stavi dicendo una cosa importantissima dietro le quinte, vero? Che tu vuoi con questa squadra ottenere dei meravigliosi risultati. Dillo, dillo quello che abbiamo detto.